Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi iniziamo la preparazione dei dolci natalizi con un dolcetto dal nome bellissimo, i cuscinetti di Gesù Bambino. Seguitemi e vi mostro gli ingredienti e il procedimento per realizzarli. In una ciotola ho aggiunto la farina, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero. Vado a mescolare e inizio aggiungendo l'olio. Per le dosi e gli ingredienti fate sempre riferimento al link in descrizione oppure nei commenti. Aggiungo l'olio e inizio a farlo assorbire dalla farina. Lo A questo punto iniziamo ad aggiungere un po' di vino bianco alla volta, poco alla volta. Il vino bianco è caldo. Dobbiamo ottenere un impasto che sia sodo. Abbiamo aggiunto tutto il vino. Come vedete, l'impasto è abbastanza sodo. Ora ci trasferiamo sul piano da lavoro e lo andiamo ad impastare per renderlo liscio. Non aggiungete farina se ci riuscite, no, non serve. Lavoratelo fino a quando non risulta liscio e ben omogeneo. Questo è l'impasto che abbiamo ottenuto. Lo mettiamo a riposare per una decina di minuti al coperto, così. Prendiamo un pezzettino di impasto, lo appiattiamo leggermente e lo andiamo a passare alla nonna papera. Iniziamo dallo spessore più grande. Ripieghiamo e ripassiamo. Questo procedimento è importantissimo per avere tante bolle durante la cottura. Non saltate gli spessori, altrimenti l'impasto si straccia. Quindi io adesso sto allo spessore numero 2. Adesso passo allo spessore numero 3. E così fino ad ottenere un impasto sottilissimo. Allora, io ho steso l'impasto e sono arrivata al numero 8 della mia macchinetta, che è il penultimo. Come vedete è sottilissimo, deve essere sottile. Ora all'interno andiamo a mettere il ripieno. Il ripieno è fatto da mandorle, zucchero e sambuca. Per tutti gli ingredienti e le dosi e il procedimento per ottenere il ripieno andate sempre nel link in descrizione oppure lo metterò nei commenti. Ora ricaviamo una pallina di composto fatto con le mandorle, lo andiamo a posizionare sul nostro impasto. Dobbiamo ottenere questi cuscinetti che poi andremo a friggere. Ora lo mettiamo qua al centro dell'impasto. Lo compattiamo leggermente così e poi andiamo a ripiegare. Adesso andiamo a ripiegare, magari lo sistemiamo un po' meglio così e andiamo a ripiegare così. Cerchiamo di togliere l'aria che è all'interno del cuscinetto facendo così. Esattamente è lo stesso lavoro che si fa per fare i ravioli. Quindi facciamo così e togliamo tutta l'aria anche da questa parte, così. E poi con la rotella tagliapasta andiamo a rifilare i bordi, a rifinirli.
Io li farò piccoli, voi scegliete la grandezza che preferite. Eliminiamo l'impasto in eccesso. Questo impasto poi andrà rilavorato e riutilizzato, non lo buttate. Andiamo a rifilare ancora e abbiamo ottenuto il nostro cuscinetto. Premiamo bene con le mani per far aderire. Ed eccolo qui. Ora io finisco e poi vi faccio vedere il momento della frittura. E adesso andiamo a friggere in olio caldo. Questo è l'effetto che dovete ottenere. Tantissime bollicine. Vedete? Così. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Devono essere dorati, ma non troppo. Così. Ora, io continuo a friggere, però nel frattempo vi faccio vedere cosa si fa con i cuscinetti di Gesù Bambino appena fritti. Eliminate l'olio in eccesso e avvolgeteli nello zucchero, così. Questo è il risultato del cuscinetto di Gesù Bambino già pronto per essere mangiato. Ed ecco i nostri cuscinetti di Gesù Bambino pronti. Eccoli qua. Sono leggerissimi e buonissimi veramente. Per tutte le informazioni sulla ricetta, mi raccomando, cliccate sul link in descrizione dove ci sarà scritto tutto. Grazie per avermi seguito, alla prossima video ricetta. Ciao!